È stata inaugurata sabato 11 novembre presso gli ex locali della Biblioteca Tancredi Milone la mostra Veneria Reale Luscì, con le immagini di archivio della sezione CAI di Veneria Reale e dei soci dal 1930 a oggi. L'esposizione resterà aperta fino al 19 novembre. A raccontare la storia del CAI è Franca Guerra, sezione CAI di Veneria e consigliere centrale CAI. Questa mostra è nata proprio per ripercorrere un po' tutti i vari passaggi della nostra sezione. La nostra sezione è nata nel 1923, allora UVA, poi passata al CAI UGET e poi finalmente nel 64 è diventata sezione autonoma. Facendo delle ricerche su questa mostra, ho scoperto che la prima scuola di sci è nata al CAI di Venaria nel 1938-1939 e di lì si è sempre continuato, anni più, anni meno. Poi la sezione durante la guerra chiaramente non aveva più soci o comunque erano impegnati in altro, è rinata grazie a Giulio Berruto nel 1960. Oggi passo un po' a oggi, che è la parte più importante per noi. Oggi la scuola nostra dello sci è nata solo ed esclusivamente rivolta ai ragazzi e qui abbiamo avuto un successo. Questo successo è dal 2006 a oggi. Oggi alla scuola partecipano anche degli adulti, però in minima parte. I ragazzi ci sono sempre tanto, tanto numerosi, anche perché i nostri accompagnatori, finite le 2 ore di lezione, continuano a portarli sulle piste, quindi lasciano liberi mamma e papà. Questa mostra è stata proprio voluta assolutamente dal direttivo per riportare, no, per riportare, per far conoscere ancora meglio lo sci a Venaria. Bisogna tenere presente che comunque ai Galliani, nella strada attuale che va a Lanzo, allora c'era la ghiacciaia e si sciava. La mostra è visitabile oggi e domani, nei fine settimana, dalle 10 alle 19 e la prossima settimana, il prossimo weekend, sempre sabato e domenica, dalle 10 alle 19. Per le scuole o i gruppi apriamo anche durante la settimana, ma su appuntamento.